dato la voce a George Clooney, Antonio Banderas, a Denzel Washington e a Tom Hanks quando diceva: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. E infatti, dopo un culo così tutta la vita, oggi la gente mi ferma per strada, mi chiede i selfie, mi chiamano pure i parenti dalla Germania per farmi complimenti, solo perché ho fatto la voce per commentare il programma di questi due cretini, di quelle bestie ignoranti, di quei trogloditi. E quindi adesso, per la gente, io sono la voce di Emigratis, solo quella! Potranno cambiare rete, cambiare vestiti, ma quei due esseri spregevoli, quei due non spariranno mai! Vai! Vai!